Ciao ragazzi, qui è Frozen che vi parla e benvenuti in questo nuovo episodio su Pokémon Let's Go Pikachu. Siamo tutti quanti pronti per l'ultimissimo episodio dedicato alle cose da fare per la storia, insomma, tutte quelle cose un po' croccanti che ci piace tanto fare prima di dedicarci poi al post game, quindi cattura di shiny, allenamento e via dicendo. Insomma, siamo qua per affrontare Rosso. Come vedete è sbucato lì. Ma come si fa a farlo sbucare lì? Bisogna affrontare 6 di quegli allenatori che hanno il Pokémon sopra la testa dopo la sconfitta della Lega, la prima volta che andiamo a vincere contro la Lega. Insomma, questi allenatori qua sono allenatori molto difficili da battere. E io francamente vi consiglio di fare una cosa: andate al Bosco Smeraldo, catturatevi Caterpie facendo delle serie finché non avete 200 caramelle, fate la stessa cosa con Weedle e allenateli fino a che non hanno tutte le statistiche al massimo. Dopodiché andate tranquillamente a affrontare sia Caterpie che Weedle, poi Kakuna e Metapod e poi affrontate Butterfree. Beedrill no, perché è troppo difficile. E poi l'ultimo ovviamente il vostro starter, il vostro Pikachu o magari Eevee, che sarà sicuramente molto molto forte. Ecco, insomma, questa è la strategia che ho usato io. L'ho fatto in circa un giorno e mezzo di allenamento compulsivo. Infatti, come vedete, da 25 ore circa, 27 che ne avevo, adesso ne ho 34. Mi sono allenato veramente tantissimo. E che dire, tuffiamoci immediatamente a combattere contro Rosso. Ma prima, domanda del giorno: avete già affrontato Rosso? Se sì, in quale gioco per la prima volta? Io per la prima volta l'ho affrontato in Pokémon Argento, sul Monte Argento, e vi assicuro è stato veramente fantastico. Detto ciò, comunque ragazzi, tuffiamoci per questo, si può dire anche, tra virgolette, ultimo episodio della storia di Pokémon Let's Go Pikachu. Il giovane allenatore Red impugna una Pokéball e ti guarda dritto negli occhi. Accetti la sfida? Che poi non ho mai capito questo memino che ha. Comunque purtroppo la musica è base, non c'è la solita musica di Rosso, che insomma ha un po' fatto la storia di tutto questo. E ci manda in campo Pikachu. Insomma, io lo sapevo già il suo starter, perché ho visto purtroppo tanti video su Twitter quando me l'hanno spoilerato. E questo scontro è veramente molto molto difficile, quindi probabilmente potremo anche addirittura perdere. Quindi attenzione ragazzi, nel caso andremo a perdere cercherò di fare qualcosa per recuperare la situazione, perché come vedete purtroppo questo Pikachu è tanto 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 forte, ma veramente tanto forte. Quindi cerchiamo di fare un po' una buona figura e massacriamo sotto ogni punto di vista questo allenatore. Allora, la sua mossa principale è stata Coda Acciaio. Adesso vediamo se Najarala riesce a reggere bene Coda Acciaio, perché Coda Acciaio, essendo mossa di tipo acciaio, possiamo reggerla facendo, insomma, un Pokémon d'acqua. Vedi? Oltretutto abbiamo invitato la mossa tra le tante cose. Ma abbiamo messo soprattutto Parassiseme, la mossa di Venusaur, che io adoro tantissimo perché ci permette di recuperare vita ogni turno. Adesso mandiamo assolutamente Pikachu, il nostro roller, perché facciamo uno scontro tra Pikachu, scontro tra titani. Vediamo come resiste adesso Fulmine, infatti lo immaginavo. Vediamo un po'. Per essere poco efficace, danno ne fa. Ma come immaginavo, il punto è questo. Questo Pikachu qua ha tutti quanti gli IV a 31 e sicuramente è stato allenato con tutte le caramelle. Un po' la stessa cosa che ti tocca fare prima di affrontare Rosso, per affrontare Rosso. Breccia! Attenzione, breccia! E chi se ne immaginava questa mossa? Però peccato che il mio Pikachu sia effettivamente più forte. Ecco qua. E ci portiamo a casa anche questo Pokémon. Via! È andato KO Pikachu. Avanti per il prossimo. Ovviamente Parassiseme è tanta tantissima roba. Machamp, il prossimo Pokémon è Machamp. E noi mandiamo Mewtwo, perché ci siamo allenati con Mewtwo durante questo periodo. Ho fatto un grosso allenamento alla Grotta Celestre, ho affrontato veramente un quintale di Chansey, ma mai abbastanza. Ed eccolo qui il nostro campione, il nostro Machamp. Siccome non mi fido assolutamente di quello che andrà a fare il nostro avversario, io faccio un calmamente così, a titolo gentile, a titolo gratuito. Che bello che è calmamente. Ok, perfetto, vediamo che mosse sa fare prima di tutto, perché non voglio sprecare la mega evoluzione. Iperraggio, così. Me lo dici così. Quanto danno farà? Tanto, eh. Ma mi aspettavo decisamente peggio, vi dirò, Mi aspettavo peggio. Dai, è arrivato il momento allora di fargli vedere un po' chi comanda in questa lotta. Come sempre Mewtwo fa la sua porca figura. Tra l'altro, siccome io specchio la webcam, stavo pensando di prendermi la maglietta col logo specchiato, così togliamo proprio il problema alla grande, perché io ogni tanto lo vedo e c'è il logo specchiato, ma vabbè. One hit che io proprio senza possibilità di dire neanche ciao. Proprio boom. Lapras. No, io continuo a lottare.
Allora, la Lapras, ecco, vedi, avessi avuto la versione X avrei potuto fare breccia, cose del genere, ma non ce l'ho. Andiamo di fulmine a sto giro, vediamo quanto danno. Megacorno! E chi se l'aspettava? Non io. Non di certo io. Coleottero, Bon. Eh no, è ghiaccio, mi sciotta. È acqua, mi fa malissimo. Boh, Najarala, mi sa che è l'unica. Ma non so perché ho questa sensazione stranissima che abbia fulmine. Non so perché, me lo sento. Secondo me ha fulmine. Bon, andiamo di sgranocchio. È l'unica, sgranocchiamola. Corpo scontro. No, non ha fulmine, è fisico. Eccala, sempre. Un grande classico. Un grande classico. Allora, boh. Oh, non mi fa usare gli strumenti. Non ci credo. L'ho visto ora. Che fail. Che fail, non fa usare strumenti. Cioè io stavo andando proprio reckless, senza mezze misure. E me lo dici così. Adesso farà corpo scontro di nuovo. Io mando RX. Guarda come fallisce adesso corpo scontro, te lo dico io. Guardalo. Eccola, Gengar. Vai. Vediamo se fulmine. Non ce l'ho fulmine. Possiamo andare di palla ombra. Vediamo. Potrebbe fare male palla ombra. Ah. Ah. Tentenno, vero? No, strano. Eccola, eccola. Pochissimo, pochissimo. Comunque, la prossima mossa è cascata. Cascata. Vedi, però. In questo caso penso che abbia molto, molto, molto più senso. Scusa. Venusaur? No, Snorlax. Snorlax sicuramente ha qualche mossa buio. O buio o giù di lì. Questo Snorlax sarà un po' un palo, Terremoto, fulmine, sgranocchio. Proviamo sgranocchio, vediamo. Ah, siamo... da paralizzato sono comunque più veloce. Corpo scroll. Ah, che bello. Crocca. Love. Vabbè. Najarala, cosa mi combina? Cioè, guarisce pure. Cioè, proprio vuoi dare all in. All in per questa cascata finale, vai. Volevo fare cascata anche prima, però speravo nella riduzione della difesa con sgranocchio. All in. Grandissimo. Grandissimo, Najarala. Gyarados nel cuore. Comunque, dietro alle quinte ha un Lapras. Aspetta, ma abbiamo resistito ancora? Ma è immortale. Cioè, fatemi capire, è Gesù. Questo è imbattibile. Vabbè, adesso ho paralizzato. Ragazzi, cosa sta succedendo? Cioè, ma sei... Cioè, impossibile. Ha resistito 2 turni di fila e si è fatto guarire anche dalla paralisi una volta. Si è fatto guarire. Italiano. L'italiano. Allora, Venusaur dovrebbe essere un filino più veloce di Snorlax. Quindi direi che Parassiseme... Ok, è entrato. Buona. Qualche turno ce lo portiamo a casa. Dai. Corpo scontro ancora. Ma basta, raga. Cioè, basta. Cosa? Scusa. Cos'è successo? Adesso facciamo un trick veramente osceno per far recuperare vita a 2 Pokémon. E farli resistere un pochino. Allora, facciamo così. Ma cioè, mi ha decimato la squadra. Mi ha decimato la squadra, la vita, tutto. Fortissimo rosso, fortissimo. Ma poi lo riaffronto e lo batto. Ah, tossina. Ecco cosa voleva fare. È tossina. Allora, siamo più veloci, questo sì. Purtroppo Gengar, non so, possiamo fare fuoco fatuo. Tanto adesso farà riposino. Vai, proviamo fuoco fatuo, vai. No, non ci credo. Mi ha predictato. Come ha fatto? Come ha fatto? Sicuramente è terremoto, me lo sento. È grande quanto una casa questo terremoto. Me lo sento. È una capanna questo terremoto. Probabilmente avrà anche frana. Molto probabilmente ha frana. Però è divertente, no? Sai com'è? Ah no, è sgranocchio. Non ho visto. Mi pare sia... O sgranocchio o morso. Non ho letto. Boh. Turbo fuoco. Eccola là. Danno a profusione. Sgranocchio. C'è proprio sgranocchio e... Sgranocchio docet. Ok, danni turbo fuoco. Adesso potrei decidere se fare tossina oppure fossa. Ma io direi tossina e poi fossa. Se riusciamo a sopravvivere, tossina fossa è l'idea migliore. Sì, assolutamente. Proviamoci.
Raga, sarà difficile a scoppio, però ci proviamo. Oh, se riusciamo a portarcela a casa, tantissima roba, eh. Vai. Adesso, giusto per perdere un turno, fossa, eh. Non vi credete che la stia facendo perché fa tanto danno. Non ne fa nemmeno un po'. Vai, fossa. Potevo fare anche protezione così, a titolo informativo, per far passare anche un altro turno, ma vabbè. Sgrano che lo evito. Ed ecco qua, che inizia ad entrare tossina come si deve. E anche turbo fuoco. Madonna, raga, quanto siamo tattici. Vai, fossa. Fagli proprio tanto male, ma tanto. Voglio vederlo morire. Sì, potevo fare protezione, ci saremmo portati a casa Arcanine. Boh, magari resiste con sgranocchio. Boato, così. Perché boato? Così. Gli andava. Ed entra Pikachu, va bene. Che ti posso dire? Ok. Ah, strano, non entra Turbo. Sprinta boom, così siamo più veloci e tanti saluti per Arcanine. Quindi in sostanza gli rimane Snorlax danneggiato, Lapras danneggiato e se non mi ricordo male il suo starter era Venusaur. Venusaur. Lapras, vuoi cambiare Pokémon? Fa anche ridere. Fa anche ridere, non so. Allora, innanzitutto vediamo qual è la strategia che possiamo adocchiare ed usare. Allora, attacco, attacco speciale. Ok, abbiamo più attacco speciale. Questo sì. Però Lapras, se non mi ricordo male... No, qua non ce lo possiamo permettere assolutamente di sbagliare neanche un colpo. Quindi adesso scusatemi, ma io controllo Lapras. Le statistiche base di Lapras. Perché se ha tantissima difesa speciale, io gli sparo qualcosa di fisico come poche cose. Acconsento al trattamento dei miei dati su queste cose. Allora, vediamo un po'. Dovrebbe essere qua. Eccolo qua. No, non vedo le statistiche base. Eccole. La difesa speciale e difesa. Grosso modo è un tank da entrambe le parti. Però sprinta boom, può critta sempre, ma fulmine può paralizzare. Quindi direi di fare fulmine di base. Vediamo. Non so. Oh, che... Oddio. Cosa sta succedendo? La vita è troppo bella. La vita mi sta piacendo troppo. Snorlax, cambia Pokémon. Non deludermi. Non deludermi. Fuoco fatuo. Fuoco fatuo, Gengar. Fuoco fatuo. Portiamocela a casa, ragazzi. Cioè, senza strumenti. Che disagio. Che disagio tremendo. Allora, lotta. Fuoco fatuo. Ti prego, ti prego, ti prego. No! Non ci credo mai. Ce l'ha. Ce l'ha. Ce l'ha. E sicuramente non può avere la bacca. In questo gioco non ci sono le bacche. È vero. Psichico oppure Nero Pulsar. Proviamo la prima, vai. Dorme. Dormirà un sacco di turni, me lo sento. Ah, i danni li fa, li sente sti danni. Vai, ce li portiamo a casa i danni. Dorme, un altro turno. Vai. Vai, perfetto. Ah, esattamente quello che volevo sentirmi dire. La difesa speciale di Snorlax è scesa. Vai, un altro. Si è svegliato. Ah, stavo usando Protect. Ah, bomba. Bomba. Potrei fare fuoco fatuo, ma non mi fido più. Perché magari riusciamo a far scendere ancora di più la difesa speciale. E poi sono danni altissimi. Ah, perfetto. Continua a spammare. Così magari riusciamo a farli scendere ancora di più la difesa speciale, ovviamente. Eccolo qua che continua. Perfetto, vai. Psichico ancora. Ok, vuole fare protezione ancora una volta, me lo sento. Vai, continuiamo noi, non ce ne frega niente, dai. Adesso i danni continuano ad aumentare. Finché non scende la difesa, là, tutta sta roba, noi continuiamo ignoranti. Dai, l'unico problema, l'unica cosa che ci frega sono i PP. Sono l'unica cosa che ci frega. Vai. Prossimo turno lo farà di nuovo, vero? Io faccio fuoco fatuo, così ti annulli la Protect. Nyeh. Toh, così impari. Non so, magari... Che spamma Protect... che spamma Riposo, questo è il problema. Sa solo spammare Riposo. Se adesso lo rifà di nuovo mi arrabbio. Oh, Gesù mio. Che palle, raga. Che palle. Cioè, davvero. Che scontro noioso. Quando iniziano così, davvero...
Ah, non li sopporto. Vediamo Nero Pulsar se fa qualcosa di interessante. Cioè, se non mi ricordo male, Nero Pulsar fa tentennare. Così a titolo informativo. Danno ne fa anche Nero Pulsar, che... Altri 15 pp. Dai, raga. Che riposo, se non mi ricordo male, ne ha 5. Spero che non li abbiano aumentati a 10 o che abbia usato pp up o pp max. Se no sarebbe un problema al quadrato. Vai, spariamo pure... si dovrebbe svegliare ora, non lo so. Si è svegliato Protect, eccola. Che bello, proprio. Che scontro interessante. Uno psichico comunque me lo tengo per Venusaur che arriva dopo, perché è il suo starter. Nero Pulsar dovrebbe far tentennare. Ciao amico, ciao. Sempre bello, sempre divertente questo, eh. Mamma mia ragazzi, Pikachu ha evitato due turni di fila le mosse di codesto Pokémon qui presente. Inizia il massacro. Ok, perfetto, mi sono rimasti Gengar, che purtroppo ha finito quasi i pp di ogni cosa, Charizard, che dire messo male è riduttivo, e Pikachu lì nell'angolo che dice ci sono però la vita del colore della mia pelle. Dai, allora, una cosa è certa, Charizard è più veloce, quindi Turbo Fuoco, non farmi scherzi, Turbo Fuoco, non farmi scherzi. Entra e fagli tanti danni nei turni successivi a questo. Ok, è entrato. Oddio, i danni li ha fatti. Intrappolato. Fango Bomba. Fango Bomba fa un danno della Madonna, anche perché probabilmente questo Pokémon qui presente sa fare anche Terremoto. Devo perdere turni, devo perdere tempo. Devo perdere un sacco di tempo. Potrei fare Fuoco Fatuo. Sì, Fuoco Fatuo, però se faccio Psichico gli faccio più danni, perché Fuoco Fatuo fa danno nei turni e io non ho turni, e questo è il problema. Ah, ci perdiamo ragazzi, perdiamo, me lo sento. Mega Assorbimento. Ok, abbiamo resistito. Decisamente anomalo. Tutto questo decisamente anomalo. Ok, lotta. Adesso Pallombra, proviamo un Pallombra, raga. È l'unica. Meno male che è stabbata, quelle cose lì. Anche se per modo di dire. Mega Assorbimento. Raga, Pikachu mi sa che ci muore male contro questo Venusaur. Però insomma è stato uno scontro divertentissimo. Adesso so cosa aspettarmi da questo allenatore. Quindi nel caso dovessimo riaffrontarlo, il fatto che so che non posso usare strumenti, facciamo un po' così grande. Ve lo dico io, un po' enorme. Adesso Piomba Flap dovrebbe fargli tanto male, ma lui ha Mega Assorbimento che fa tanto male a noi. Vai, proviamo. Vai. Niente, ciao raga, è stato bello. Mega Assorbimento, buona. Tentenna. Tentenna, è vero che può tentennare. Ti prego Pikachu, ti prego, 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 ti prego. Pikachu, ti prego, tentenna, 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 tentenna. 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 Non ci credo mai. Mamma mia. Ma che benessere. Oh mio Dio. Oh mio Dio, Pikachu. Cosa hai combinato? Cosa hai combinato? Rosso all'aria sorpresa. Esperto lotta. Rosso se n'è andato per la sua strada. Mamma mia. Che scontro, ragazzi. Che scontro. E adesso abbiamo il titolo esperto lotta. Quindi siamo tipo gli esperti degli esperti degli esperti. Raga, è stato un episodio croccantissimo. Questo 32esimo episodio mi ha lasciato veramente col fiato sospeso fino all'ultimo. E penso anche a voi. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa lotta. È stata bellissima. E che dire. Vi ringrazio per la visione e direi che la nostra avventura su Pokémon si conclude qua per quanto riguarda la storia. Ci vedremo nei prossimi video o nei prossimi episodi. Non mancate, alla prossima!